Studi che si è prestato per degli intermezzi musicali ha creato, credo, la giusta atmosfera per addentrarci in questo viaggio tanto atteso alla ricerca delle radici. La conoscenza è molto importante per liberarci anche da tanti retaggi culturali, ma andiamo finalmente a passare la parola al professore Daniele Renzi. No, finalmente, purtroppo per voi. Cerchiamo di convincervi a venire più avanti. Mi sentite se parlo senza microfono? Sì. Da dietro? Allora guardate il microfono e poi mi regalo. Forse proviamo. Cosa mai? Allora, io perdonatemi, ma ho alcuni problemi, alcune idiosincrasie, la prima delle quali è che non riesco a parlare seduto, la seconda è che non riesco a mettere una specie di muro tra me e le persone con cui, a cui parlo. Allora, mi dispiace, mi hanno presentato talmente bene che vi aspettate pasta al forno, purtroppo vi arriva pastina scaldata, però io avevo due presentazioni nella mia pennetta qua presente. Una era più economica, perché studiando la numismatica ovviamente studia anche i flussi economici, la storia economica di questo territorio. I flussi, la storia economica di questo territorio. L'altra invece è più piana, più artistica, però anche su questo ho bisogno di fare una piccola premessa e poi andrò veloce. È una presentazione, l'ho presentata varie volte anche in alcune scuole, all'università, al dottorato, non sono mai riuscito ad arrivare alla fine, ma a un certo punto mi annoio talmente tanto di me stesso che la taglio, per cui tutta la parte finale non si vedrà. Vedete, Franco ha detto cose giustissime. Noi non siamo nei libri di scuola, anzi un tempo in qualche maniera ce l'avamo. Quando io andavo alle elementari mi ricordo che nel sussidiario, accanto ad Arlecchino, a Pulcinella, c'era anche Zangurgo, la maschera di Re. Non c'è più, non abbiamo più diritto a niente, stanno cancellandoci da tutte le parti. E Franco parlava di Dionisio, di Fitone, a chi li ricorda più? Agatocle, che fu l'unico re dell'Occidente prima di Ierone, nel periodo ellenistico, l'unico che sapessero, di cui all'Oriente, in Oriente si sapesse l'esistenza, non era conosciuto. Ora, c'è un tentativo di metterci zitti. Io qua vorrei parlare ai giovani, noi zitti non possiamo stare. Vedete, per troppo tempo hanno preteso da noi che fossimo dei portatori di dati. Poi ci pensavano loro, i nordici, ad aggiustarsi di questi dati. Noi dovevamo soltanto fornire i dati. Quanto si arrabbiano quando uno del sud non soltanto fornisce i dati ma dà anche la spiegazione, quando fa la teoria. Non tocca a noi teorizzare su noi stessi. Noi dobbiamo essere bizantini, Franco ha ragione, bizantini e non romei, cioè romani. Io sono orgoglioso di essere prete greco del patriarcato di Costantinopoli, perché mi permette di essere funzionario dell'impero romano. L'impero romano non è mai caduto nella parte religiosa, è caduto dalla parte militare, è caduto dalla parte amministrativa civile, la parte religiosa non è mai caduta. Infatti il patriarcato di Costantinopoli ancora inalbera le bandiere dell'impero romano e non è mai caduto nella parte religiosa. Funzionari romani, ancora ci siamo. Quant'è che cercate di cancellarci voi del nord? 1500 anni? Non ce la fate ancora. Ancora esistiamo, ancora siamo qua, ancora siamo a Reggio, che è stata l'ultima fortezza. E quando parlo di Reggio, io parlo di Reggio nel modo classico. Per me Reggio non è Reggio, Riggio. Per me Reggio è la provincia di Reggio. Siamo tutti reggini da questo punto di vista, poi ognuno con la sua identità locale. Ma Reggio non è mai stata Reggio il centro. Reggio era tutto il comprensorio e tutti eravamo reggini in questo senso. Quindi Reggio è stata l'ultima fortezza che è rimasta, l'ultima a cadere. E noi adesso che facciamo? Dobbiamo essere i primi a rialzarci. Mi presento una cosa, sperando di non annoiarvi, quando vi vedo che vi scocciate farò finta di svenire e così la smettiamo. Di cosa parleremo? Vedete, noi non dobbiamo soltanto essere collettori di opere d'arte, qua siamo pieni,
Ho preso questo argomento perché ci studio da 25 anni, ma si potevano prendere tanti altri argomenti. Noi abbiamo un mare di risorse, beni culturali, beni ambientali. Ogni buco che facciamo nella terra, noi abbiamo una cosa, ce la possiamo dire tra noi perché siamo tra noi. Abbiamo fortuna. Siamo il popolo più sventurato di questa terra, ma abbiamo una fortuna. Fanno un buco qua sopra a San Salvatore di Bova e trovano una fortezza di Anassila. Ma dove ce l'hanno le fortezze di inizio V secolo avanti Cristo in Grecia? Dove ce l'hanno? Dove ce l'hanno? Noi abbiamo due, Seto di Tavola e San Salvatore. Troviamo una nave per... le faremo queste cose. Che troviamo? Testa di Basilea, testa del filosofo, le più belle opere d'arte del V secolo avanti Cristo. Da noi. Ogni cosa che facciamo, boom, importante. Qual è il nostro problema? Il nostro problema è che noi siamo stati soltanto coloro che custodivano queste cose. E noi dobbiamo cambiare la mentalità e dobbiamo essere i primi a cambiare. Basta con l'idea, il 30 si inaugura il museo di Reggio. Si inaugura con la versione vecchia, con la versione antica, quella che aveva Monsignor Gangemi buon'anima quando faceva il piccolo museo San Paolo. Si pigliano i pezzi, si mettono uno accanto all'altro e il massimo della cosa è mettere il cartellino sotto. Che me ne frega a me del cartellino? Cosa mi importa a me? Se entro e vedo il cratere attico e mi dicono che il V secolo avanti Cristo e dopo sono più ricco, ho capito qualche cosa. No, dobbiamo essere in grado di spiegare. Entrate a vedere i bronzi, entrate ignoranti, io per primo, non possiamo uscire ignoranti. Dobbiamo uscire e ne capiamo, o se non altro incuriositi. Questo dobbiamo fare. Dobbiamo fare in modo che la nostra, che il nostro patrimonio parli ai giovani, parli ai turisti, parli agli anziani, parli. Ma per parlare bisogna capire, e per capire bisogna studiare, non c'è niente da fare. Questa è una cosa presuntuosa. Guarda, vi presento una cosa presuntuosa, ma sono vecchio e faccio le cose presuntuose. Si chiama il metodo Bronzi di Riaccio. Combatto battaglie da 25 anni. L'ultima gli ho scritta a Settis, gli ho detto, ma Salvatore Settis, perdonami, perché mai le stupidaggini che dicono al nord devono essere portate alla televisione italiana e le stupidaggini che diciamo al sud non devono essere portate alla televisione italiana? Perché quello che noi diciamo non va? Figlia, lo cantava Mino Retano, ma figlia. Avete mai sentito la canzone Bronzi di Riace di Mino Retano? È bellissima. I guerrieri dell'amore sono diventati. Guarda, vediamo quello che sono. Ci viene in freddo solo a pensare. La lezione che ci danno sulla cupidigia e la cattiveria umana quest'estate. Come riescono a farle parlare. Il punto qual è? Il punto è che noi dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano la nostra storia. E di dire al mondo quello che noi pensiamo. Basta con questi complessi di sudditanza. Noi non siamo bizantini, siamo romei. Sapete a quale altro popolo è capitata questa stessa sorte? A quelli che chiamiamo aztechi. Quanti di voi sanno che la parola azteco non esiste? È un'invenzione. Non li volevano chiamare col loro nome. Sapete qual era il nome degli aztechi? Mexica. Messico. Mexica. Forse avrebbero voluto significare che la terra era dei Mexica. Il Messico è dei Mexica. No. Gli aztechi. Tipo i marziani che hanno preso, meno male che sono arrivati gli spagnoli, hanno tolto i marziani e così la terra è tornata nelle mani giuste. Spagnoli, la reconquista spagnola. Ma se io riconquisto una cosa, vuol dire che è mia prima. Come fa a essere mia? I visigoti sono stati ammazzati dagli arabi. Chi sono venuti erano i normanni, ma i normanni non hanno mai avuto la Spagna, la reconquista. La Sicilia è stata ripresa dai normanni e quando l'avevano mai avuta? Viviamo in un mondo in cui, perdonate la lunga premessa, taglierò di più, viviamo in un mondo in cui dobbiamo capire forte, ma noi calabresi, noi di Reggio, noi della poesia, che la storia è politica. Che non è un caso che la regione Calabria dà tutti i soldi per gli scavi, vecchi bretti. E non è un caso che la regione Calabria inventi che i Bretti fossero prima dei Greci. I Bretti sono di IV secolo avanti Cristo. Franco Toscano ci ha spiegato che i Greci sono dell'VIII secolo avanti Cristo. Quindi i brutti, chiamiamoli col loro nome,
due T in latino si leggono T. Bruzzi non è vero, si chiamavano Brutti e chiamiamoli Brutti. I Brutti sono arrivati nel IV secolo a.C. Ma conviene a una visione geopolitica della Calabria che Cosenza, metropolis Brettion, la capitale dei Bretti, sia di fatto la capitale della Calabria. Abbiamo mai visto un soldo per scavare le nostre cose? Ma scaviamo a Castiglione Cosentino, ma scaviamo a Fedelia, a Strongoli, va bene. Sono scelte, qua ci vuole, politiche, e noi non siamo politici. Noi non capiamo che la nostra storia è stata artefatta apposta perché noi ci dobbiamo sentire mortificati. Perché noi non ci dobbiamo indignare se l'alta velocità arriva a Salerno. Dice, ma che c'entra con i bronzi? C'entra. Perché l'arte, la storia, l'archeologia è politica. E noi dobbiamo essere politici. In questo senso dobbiamo pretendere quello che ci tocca, non farci schiacciare dal luogo comune che ci vede brutti, sporchi e cattivi, che vede l'ombroso venire a Bova e dire che il carattere tipico dei bovigiani è di uomo arretrato. Ma chi sei ombroso? Ma che, con quale scienza? Una scienza che conviene ai montesi, certo non una scienza che conviene alla scienza. Basta polemiche, voglio dal passato. Chi non ha visto, ormai ci stanno facendo questi bronzi di Riace, l'abbiamo per prima e per seconda. Purtroppo sui bronzi di Riace, se voi guardate l'ultimo documentario fatto su Sky Art, piuttosto che il servizio che hanno fatto adesso su Focus Storia, sui bronzi di Riace si dice tutto e il contrario di tutto. Nessuno è mai andato a guardare i bronzi di Riace dal punto di vista archeologico. Voi mi potete dire è impossibile, e io vi dico no, è vero. Tutti quelli che hanno scritto dei bronzi di Riace, i più grandi archeologi mondiali che hanno scritto dei bronzi di Riace, i bronzi di Riace non li hanno nemmeno guardati mai, se non in fotografia. Li stanno guardando adesso Brinkman e li sta guardando adesso Koichi Ada, giapponese. Gli altri hanno scritto sulle fotografie, quello che pensavano, quello che ritenevano. Questi sono i due bronzi. Quante persone ho accompagnato a vedere i bronzi? Quante volte ero dentro perché io ho una malattia? Io sono malato. Ho la bronzina. Se non vado a vedere i bronzi una volta al mese sto male. Siccome sta scadendo il mese, meno male che il 30 arriva Franceschini e dobbiamo andare a vedere i bronzi un'altra volta. Entri là dentro, che cosa vedete? Dai, non parliamo da noi. Entrate. Che cosa si parla? Guarda, i bronzi di Riace, non c'è una cosa per muovermi, non c'è una cosa per rendervi conto, no, non c'è niente. E parlano del lato B dei bronzi di Riace, no? Sempre là serviva, le più grandi opere d'arte della storia. Dice, ma le grandi opere d'arte? No, opere d'arte grandi non in maniera arbitraria, ma in maniera tecnica. Non sto parlando della bellezza, la bellezza è soggettiva, ma tecnicamente i bronzi di Riace sono l'opera d'arte, tutti e due, più complessa della storia. Nessuno ha mai lavorato come l'artista, che è uno solo, e l'hanno dimostrato a Glasgow qualche mese fa, ma non ce l'hanno detto nessuno, perché le cose importanti per noi non si devono sapere. L'hanno analizzato un'equipe internazionale all'Università di Glasgow, la terra di fusione all'interno delle gambe dei bronzi, dimostrando che i bronzi sono stati fatti ad Argos, che vengono dallo stesso posto e sono stati fatti nello stesso momento. Se voi prendete, andate sul sito cretino che ho fatto, www.bronziriace.it, fatto però col contributo della provincia di Reggio e con la consulenza scientifica dell'Università di Messina, quindi un sito ufficiale, andate a guardare lì, prendete tutte le teorie e vi accorgete che se voi mettete la specifica sono stati fatti da lo stesso personaggio, dallo stesso autore, dallo stesso periodo, tutte le teorie cadono, se ne vanno tutte, non c'è una che resiste. Vuol dire che si è studiato male. Allora, lì portiamo i bronzi di Riace. I bronzi di Riace, come tutte le opere d'arte, sono da studiare
nel senso che bisogna guardare ciò che mancava, reintegrare ciò che mancava e spiegare. Perché il mondo antico non è come il mondo moderno. Il mondo antico è simbolico, tutto ha un significato. Per spiegare questa cosa, cito sempre un mio studente che è venuto a fare esami, non mi sbaglio, con una maglietta satanista. C'aveva un caprone, un pentacolo, 666. Io mi sto zitto, gli faccio un esame, gli do pure 30 dollari perché era bravo. Alla fine, dopo che l'esame è finito, gli dico: mi scusi, ma lei perché viene con questa maglietta satanista? Quello mi guarda e mi fa: satanista! Che me lo guardi, c'è il caprone, il pentacolo rovesciato, il 666. Ah, io pensavo che fosse un burro. Noi non vediamo i segni che ostentiamo. Ci mettiamo tatuaggi che non sappiamo nemmeno quello che significa. Ho visto l'altro giorno una ragazza con una mezzaluna sul braccio, stavo a dire: ma lei è musulmana? Le chiedo scusa. Cioè non capiamo, non abbiamo più una cultura simbolica, ma il mondo antico è simbolico. La domanda tipica quando le bronze ti piace: perché i bronzi ti piace sono nudi? Perché sono nudi? Se ve lo chiedete agli inglesi, e non fatelo, vi diranno che sono nudi perché nel quinto e quarto secolo avanti Cristo i greci combattevano nudi. Che io vorrei andare alla Osprey, che è la casa editrice che fa queste cose, e spaccare le legnate uno a uno, perché li confondono con i Naked Warriors. Purtroppo i Naked Warriors sono celti e noi celti, grazie a Dio, non siamo. I Naked Warriors sono germanici e noi, con la grazia di Dio, non siamo nati germanici. Sono nudi perché la nudità è eroica. Quando spiego ai ragazzi il costume, il vestito dell'imperatore, non la favola, il vestito dell'imperatore, sapete qual è il vestito più spocchioso, il vestito più presuntuoso dell'imperatore? La nudità. Lì lui si presenta come un dio. Solo un dio può essere nudo, un eroe. Nel mondo antico solo un eroe può essere nudo. Però se io metto uno nudo e poi voglio fare capire che ruolo ha nella società, devo mettergli degli attributi, cioè devo fare in modo che chi guarda capisca in un modo simbolico in cui ci riconosciamo. Quindi sono nudi, sono due eroi, hanno lasciato dei segni. Queste cose dobbiamo parlare a Vanvera, come fanno i più grandi professori. Rollet, che è stato il più grande professore francese, Claude Rollet, morto purtroppo qualche mese fa. Claude Rollet sosteneva che il bronzo A non avesse un elmo sulla testa, e lui prendeva, vedete questa fascia che si vede a malapena, questa qua, come diadema, tesi ripresa ora da Brinkman, il quale, siccome mi ha copiato l'ipotesi e l'ha fusa in bronzo, ha fatto la mia ipotesi e l'ha messa in bronzo, bellissima, e l'ha portata a Milano, alla Fondazione Prada, senza dire che era la mia ipotesi, citando me, però non dicendo che lui accettava me completamente, senza cambiare una virgola, ma lasciandola così, è lui che è bravo. Allora, può mai essere che quello è un diadema? No, perché c'è questo segno, lo vedete anche da più lontano, c'è un segno così che, se voi vedete, è uguale a questo segno, e poi guardate i capelli così, che si è fatto? Questo sono stati allargati i capelli perché la testa deve avere un elmo, e l'artista pensava che aveva paura del vento e doveva farlo tenere l'elmo in testa. Infatti i segni coincidono, e questo è come ci dobbiamo immaginare la testa di bronzo A con l'elmo corinzio. Simbolo, è un guerriero. Mi metto un elmo per dire che è un guerriero, se no ho messo nudo potrebbe essere un atleta. Mi metto un elmo e un guerriero. Ma qua apro un'altra parentesi a beneficio degli inglesi, ci sono inglesi tra di noi? A beneficio degli inglesi, in verità l'elmo corinzio si porta così. Voi vedete in tutte le ricostruzioni, in tutti i film, che ci sono questi con l'elmo rialzato in quella maniera. Io me lo sono comprato l'elmo corinzio,
36 euro a San Marino. Provate a metterlo sulla testa, vi cade dopo 3 secondi. È assolutamente impossibile tenerlo in quella maniera. Ma infatti, se voi studiate l'archeologia greca, vi accorgete che fino agli inizi del V secolo a.C. nessuno aveva mai l'elmo rialzato in quella maniera. E allora è iconografia. Io voglio fare vedere la faccia dell'eroe e l'elmo lo porto in quella maniera, in maniera innaturale. Però a me serve perché voglio fare vedere la faccia dell'eroe. Altrimenti avrei dovuto fare come si faceva fino agli inizi del V secolo a.C. in tutte le statue erano così. Ma è brutto dal punto di vista iconografico, realistico dal punto di vista scientifico. Ma quella è iconografia. E quando noi entriamo, e apro di a noi oggi, perdonatemi, è capitato. Quando voi vedete, che ne so, il gladiatore, o vedete un altro film sugli antichi romani, vi accorgete che l'imperatore è vestito con una corazza e al centro del petto c'ha una gorgone, una testa di gorgone. Scusate che io pronuncio tutte le cose alla greca. Franco è mai valorizzato perché siamo greci, quindi possiamo andare tutti in greca. Una testa di gorgone. Vorrei dire agli inglesi sempre che hanno inventato queste cose, che non può essere, perché quell'armatura è l'armatura di Alessandro Magno di IV secolo a.C. Poi sapete, la metallurgia aveva fatto grandi progressi, per cui l'ultimo dei regionali aveva un'armatura molto più avanzata di quella dal punto di vista tecnico, e l'imperatore non poteva essere che lo mettevano vestito di IV secolo a.C. È come se noi vedessimo Renzi vestito da Lanzichenecchi. Sarebbe un controsenso. E allora è iconografia. L'imperatore voleva dire che lui era il nuovo Alessandro Magno, e quindi gli mettevano l'armatura di Alessandro Magno. Ma in combattimento l'imperatore aveva sicuramente l'ultimo modello delle armature del periodo, a cotta di maglia, che reggono meglio. Capite? Quindi l'iconografia è pericolosa, perché bisogna saperla maneggiare. Non possiamo pensare che vediamo su un vaso una cosa e pensiamo, ecco, così stanno le cose. No, quella è iconografia, e non è un eroe. C'ha un cappello, come quello di Pinocchio, Pilos si chiama in greco, vuol dire che è antico, non vuol dire che è l'elmo che c'ha veramente sulla testa. È un modo con cui gli antichi parlano, i miti di cui ci parlava prima Franco. Del resto, se guardate questa schienata per dietro, è naturale, comunque tu sia, può mai essere che l'artista avesse fatto questa cosa così naturale? Quella schienata serve a appoggiare la base dell'elmo, è normalissimo. Sulla testa c'ha un perno, che è questo, quello che aveva fatto l'artista, che si era rotto, l'avevano segato, martellato e fatto questo buco orribile. Io sono contento che era morto in quel periodo l'artista che aveva fatto questa statua, se no gli pigliava un colpo apoplettico e moriva. Non si fanno buchi di questo genere. Il secondo perno era ancora presente quando la statua è stata trovata. Quindi il perno, la parte spianata, i due attacchi qua, aveva un elmo corinzio. Ma trovate qualcuno che lo dice. Quando vi dico che la statua A è forse ancora più della B, ma di pochissimo, una cosa unica al mondo, sappiate che negli ultimi restauri hanno trovato, hanno visto, non si vede da lontano, qua c'è una pietrolina rosa, ha il sacco lacrimale, gli hanno fatto il sacco lacrimale in una statua del V secolo a.C., cosa che non si fa nemmeno nelle statue di oggi, gli hanno fatto il sacco lacrimale. Tra l'altro questa statua noi diciamo che è di bronzo, ma è di bronzo tranne le ciglia, che ce l'ha di rame, le labbra, che sono di rame, i denti, unica statua del mondo antico di cui si vedono i denti, che sono d'argento, i capezzoli, che sono di rame. Coiciada, che è il mio nome della sua amicizia, mi ha fatto vedere le prove di fusione che hanno fatto a Firenze con l'esatta composizione del bronzo dei bronzi. Bene, i bronzi erano dorati, da solo,
cioè aveva trovato l'artista, aveva trovato una composizione con lo stagno, tra stagno e bronzo, che faceva in modo che il bronzo fosse d'oro, non il rosso che ha fatto Brinkman. E ecco, qui Ciara si sganasciava dalle risate, no? Quanto lo stanno pompando a Brinkman, ma sbaglia tutto questo povero tedesco, non è colpa sua. Ecco quindi le ricostruzioni che possiamo fare. Allora c'è Photoshop, posso giocare pure io, e si vede, mi ha fatto notare una sola in testa. È molto importante fare lezione, anche stasera per me è molto importante avermi come, dicono, di feedback, insomma il vostro riscontro, se ci sono cose che non vi convincono. Guardate com'è complicata la barba. Se non avessi un elmo sopra, la statua sarebbe sproporzionata, disarmonica. Invece in questa maniera, guardate che armonia e come prende. Ghigna, ci troveremo su questo ghigno. Sono andato a parlare con gli etologi. Gli etologi dicono che mostrare i denti nel regno animale, cioè, non è che ci voleva l'etologo, però per poterlo scrivere in un articolo scientifico ho bisogno che un etologo mi dica: scrivi in questa maniera. L'etologo dice che quando gli animali mostrano i denti vuol dire che sono aggressivi, arrabbiati, quindi è uno stato di uno arrabbiato. Altri tentativi fatti prima, questo mi piace assai perché l'ha fatto sapere per l'Italia, che è stato per tempo a gratis il mio grafico di fiducia, e adesso il povero Saverio se n'è andato in Svezia perché mi ha detto: Daniele, lì guadagni in un giorno quello che a Reggio guadagni in un mese, quindi vado in Svezia. Infatti guardate che cosa bellissima, come penso che veramente dia il senso di che forza teatrale aveva il bronzo A. Bronzo B, il bronzo B c'ha qualche cosina in più. Perché il bronzo B non è tutto di V secolo a.C. Il braccio destro del bronzo B è di II secolo d.C. Adriano. Dimostrato scientificamente. Che è successo? È successo che la statua è caduta nell'epoca romana, si è rotta il braccio destro, solo l'imperatore aveva i soldi per farglielo fare, hanno fatto il calco e gli hanno attaccato il braccio destro. Braccio destro di II secolo d.C. su una statua di V secolo a.C. Nuccio Schemis, che ha fatto il restauro dei bronzi, mi ha detto che altre parti sono state restaurate nel periodo romano 3-4 volte. Le labbra, gli occhi, hanno dovuto restaurare perché il tempo passa. La statua è di V secolo a.C., quindi aveva 700 anni, 600 anni e passa quando c'è l'imperatore Adriano, era come una statua nostra del 1400 con i suoi anni addosso. Quindi il bronzo B è evidentemente stato fatto dopo il bronzo A, perché l'artista non mette bene, deforma la calotta cranica del bronzo in maniera tale che l'elmo corinzio calzi perfettamente, ma mette quella placchetta di rame. A che altezza? All'altezza degli occhi dell'elmo, i buchi per gli occhi dell'elmo, in maniera tale che guardando da lì si veda il rame, che quindi non è che è rosso, non è giallo come l'oro di quella, quindi è molto visibile, si nota. No, ha lasciato dei segni, ci sono dei segni, ma certo, ci sono un sacco di segni che ci guidano. Guarda, questa si vede che c'è una specie di triangolino di rame, l'orecchio la parte alta non c'è, quindi non si vedeva. Poi ci sono dei segni che vediamo più dopo, e questo, guardate questo segno, la traccia del filo del legaccio sotto la gola. Curiciaga ha fatto, partendo dalle mie ricerche, ha fatto l'analisi di dentro e hanno trovato tracce di cuoio, c'era veramente un legaccio di cuoio che legava là. Questo dall'altra parte, qua si vede ancora meglio. Questo è il bronzo. Guardiamo dietro perché c'è ancora una cosa interessante. Dietro c'ha tre cose che non si capiscono. L'elmo finisce qua. E questa cosa che cos'è? Questa cosa si appoggia qui. E questa letta che parte, e qua ce n'è un'altra che è stata rotta. Cosa c'è da dietro? Un solo segno tiene tutte queste cose, c'è l'orecchio che ci deve essere un paio orecchie, e dietro un paio lunga. Ed è questo, si chiama chiunè in greco. Ve la faccio vedere così, ma non si vedeva così, perché sta sotto l'elmo.
ci sono attestazioni della UNED, io senza sforzarmi assai ho trovato circa 200. In tutte 200 la UNED è sempre l'elmo di un comandante, di un re o di un generale, o re o generale. Questo è Ettore. La UNED con il paraorecchie e il paranuca, e questo filosofo non l'ho messo io, ed è pittura di Boston, l'ha messo veramente, c'è veramente questo legaccio che sta sotto, la UNED è il segno del comandante. Ora qua, questa parte a lezione la faccio più lunga, però cercherò di condensarla di meno, di condensarla più che posso. La UNED è una genialata, non ce la faccio condensare, vabbè, ci provo. Allora, gli antichi greci si sono accorti che gli uomini, quando marciavano in formazione di falange, non camminavano a dritto, camminavano verso destra. Non riuscivano ad andare dritto, ma la formazione andava un pochettino verso destra. Perché? Questo è detto da Tucidide. Perché ognuno aveva lo scudo nel braccio sinistro e il braccio destro era libero. Che facevano questi poveri mai? Si accostavano il più possibile a quello che stava alla loro destra. In questa maniera non riuscivano a camminare dritti, ma camminavano un pochettino sbilenchi verso destra. I greci approfittarono di questa scoperta e misero il comandante, lo strategos, all'estrema destra, così che quando si arrivava a superare la parte sinistra dell'esercito, lui dava il comando e c'era l'attacco. Ma noi siamo tutti greci, quindi sappiamo che è sempre possibile che cacchi Tony del Rolling Stone, qualche altro pazzo possibile, comandi una carica in un momento folle. Io devo essere sicuro, poi con tutti questi anticorizi che non si vede niente, devo essere sicuro che l'ordine venga dal comandante. E il comandante non deve essere scoperto da quelli di fronte, altrimenti è il primo che bersaglia. La UNE serve a questo, è rossa, quindi gli uomini da dietro vedono chi dà l'ordine, che è il comandante con la UNE, quelli davanti non lo fanno. E anche l'esercito americano i gradi li mette in combattimento, sono sempre della parte posteriore. Per sapere il grado di un ufficiale, anche del sergente, non è mai messo nella parte anteriore dell'elmo, ma è sempre messo dietro, perché se non c'è chi, il primo che ammazza è il comandante, sarebbe stupida la cosa. La Tunè, guardate, la Tunè è una cosa che mi ha riempito di gioia, perché si comprende al cielo, si comprende Omero, perché la Tunè è l'elmo del comandante. Ma non ve la faccio lunga, vi faccio vedere altre immagini, ce l'abbiamo sulle monete, ci mancava che ci fossero le monete con me. Una è Timoleonte a Siracusa, l'altra è la prima moneta d'argento romana, Roma, fine IV, inizio III secolo a.C., con la Tunè, con il paraorecchie, il paranuca. Ecco come mi immagino quindi il bronzo B. In verità non me lo immagino così, perché ho trovato quello che gli ha venduto l'elmo del bronzo B al Borghetti Museum. E lo dico ad alta voce, perché lo Stato italiano questa cosa la sa, perché le indagini sono state fatte, perché chi hanno mandato al Borghetti non è riuscito a trovare il bronzo, l'elmo di bronzo, perché esiste una lettera ufficiale mandata dal Borghetti Museum allo Stato italiano, nella quale c'è scritto: se voi ci mandate in bronzo in visita al Borghetti, non vi restituiamo l'elmo. Quindi la dite voi, tornate a dirlo. Il punto qual è? Che questa persona l'ha visto e lo conosce, l'elmo, e quindi stiamo cercando di capire come è fatto quest'elmo. Non è semplice in questa maniera. L'elmo del bronzo A era semplice, perché ha una barba molto complicata, ma la barba del bronzo B è molto più semplice. Quindi c'era più spazio per una decorazione sulla testa. Io me la sono immaginato così, ma mi ha detto quello che non è così. Ho detto al professore, spesi dal libro, non è fatta stamattina. Questo va bene. Devo rendere l'idea al pubblico per fare capire che cosa mi aspetto. Mi aspetto un elmo decorato, decorato è sicuro, ma bisogna vedere la prova. Il gruppo, tutti dicono che non ci sono dei confronti per il bronzo, in verità ci sono pure assai. Basta non andare a guardare nel mondo antico e andare a guardare nel mondo romano. Del resto noi abbiamo una traccia, anzi tre tracce. Abbiamo una traccia di uno che ha visto il bronzo, si chiama Tiziano, è un retore cristiano e vede i bronzi sul Palatino alla metà del secondo secolo dopo Cristo, quindi poco dopo che vengono restaurati, e dice: voi greci, cioè voi pagani, tenete in alto conto il fratricidio,
perché non buttate sottoterra i fratricidi insieme. Allora, ancora, Pitagora di Reggio. Ecco perché io vi dico che è Pitagora di Reggio. Vi vede sul Palatino Papinio Stazio, poeta che scrive la Tebaide sotto l'imperatore Domiziano, e dovendo spiegare lo scontro tra Eteocle e Polinice, i figli di Edipo, prende spunto da questo gruppo statuario, che è testimoniato da molti sarcofagi, urne cinerarie, altre applique, molte cose ci sono, solo da Roma si trovano queste cose, non ce ne sono dalle altre parti, ma i bronzi erano da Roma. La mia idea è che i romani prendono i bronzi da Argos nel primo secolo a.C. durante le guerre mitridatiche, tant'è vero che quando va Pausanias, il grande storico, geografo, periegeta, a vedere Argos e descrive tutte le statue che vede, i bronzi non ci sono. Quindi erano già a Roma quando va Pausanias nel secondo secolo d.C. Vede questi cinque personaggi e Stazio crede di poter dare nome a tutti. E non azzecca sempre. Questo è Eteocle, il figlio maggiore di Edipo. Quando Edipo scopre di aver sposato sua madre per la disperazione, se ne va in esilio e lascia la tirannide, il governo di Tebe, ai figli, Eteocle e Polinice. I figli fanno un accordo, regneranno un anno l'uno. Il primo a regnare è Eteocle. Quando Polinice dopo un anno torna, ed è un bello passia che poi è mia. Polinice va ad Argo, si sposa la figlia della re di Argo e sulla forza delle sue argomentazioni torna con un esercito a riprendersi quello che è suo. Si arriva ai sette Atene e culmineranno nello scontro tra i due fratelli, che si uccideranno a vicenda. Per questo vi dico, è terribile la storia. Questo è il momento prima. Stazio dai nomi a tutti, vi fa parlare. Ci sono quasi 300 versi in cui parlano solo questi cinque, come lui li pensa, che sbaglia. Ed è Eteocle che porta la Guinea, stanno combattendo per il regno, e lui è l'elmo. E infatti Stazio che dice che Polinice si era quasi calmato con le parole della sorella Antigone, sempre pronuncia la greca, non che la piena, non mi preoccupare. Si era quasi calmato, ma quando vede Regia Cassia, l'elmo del re, dice Stazio, sulla testa di suo fratello, ci vengono i cinque. Si arrabbia. Andate a leggere il Papiro di Lille, in cui Stesicolo racconta lo stesso avvenimento e usa il termine greco corrispondente, arrabbiato. È il vostro identico. Arrabbiato, è il nostro identico. Ah, maledetto. Eccolo qua. Eteocle, Polinice, Antigone la sorella, la mamma che Stazio chiama Giocasta, ma non sarà Giocasta, sarà la seconda moglie di Edipo, la mamma, perché stai sicuro non gli faceva il cuore di fare in modo che non solo si sposa sua mamma, ma genera dei figli che sono contemporaneamente dei nipoti. Orrore. Si inventano che c'era un'altra donna che si chiamava Euryuganeia. E quindi probabilmente Pitagora, quando fa questa cosa, è Euryuganeia, la seconda moglie di Edipo, la mamma vera dei figli. E Stesicolo nel Papiro di Lille non la chiama mai per nome, dice la regina, non è solo la regina. Ed è lei. Stazio la descrive proprio per com'è là. Esce la madre per fermare i figli, col seno nudo, dimenticandosi di essere donna e di essere regina. E sbaglia pure l'ultimo personaggio, Stazio. Questo. Lui pensa che sia Creonte, lo zio, il fratello di Giocasta, che deve incoraggiare Eteocle a combattere. Ma vedete la posa che c'ha questo? È una posa che noi conosciamo. Sì, noi conosciamo in altri personaggi. È l'indovino che prevede la morte. C'è ad Olimpia, nel frontone est di Olimpia, l'indovino che prevede la morte ed è messo proprio così. C'è tutto, è teatro. Stesicolo scrive la trama,
fidata di Reggio, la esegue. Ed Eole e Polinice. La mamma, ora noi lo sappiamo dal bambino di Ovidio, questo lo sto scrivendo adesso, è il libro nuovo che sta per uscire. La mamma cosa gli dice? Tenta un ultimo tentativo. Dice, figlio, uno si tiene il regno, l'altro si tiene i soldi. Chi si fa un sorteggio? Nella Giunè, proprio nella Giunè, come si fa un sorteggio? I sorteggi si fanno nel regno del comandante. Prendete nella Giunè e fate un sorteggio. Chi esce si tiene il regno, l'altro se ne va con i soldi, le mandrie, i mobili, tutto, e se lo porta via. E in un primo momento li convince. Napolinice non accetta, e qua esce Aidos, arrabbiato. Purtroppo poi il bambino è mutilo, ma si capisce che finirà a schifo, si può dire schifo. E questo è il grande, noi siamo nel periodo severo, Pitagora di Reggio non solo fa opere d'arte perfette, ma fa teatro, teatro sulla scena, è un teatro, c'è già tutto, la morte è già nell'aria, la vede Tiresia, che nel papiro di Dill è l'altro interlocutore. La morte è nell'aria, madre e figlia cercano di fermare i due fratelli, non ce la fanno. La morte è nell'aria. È un capolavoro enorme che fu preservato dai romani. E quando cadde il bronzo B, questo braccio è nuovo, lo si vede, quando andate al tabello, guardate, è diverso come colore, oltre che come espressione. Ma erano un pochettino ronzoni, si può dire ronzoni in italiano, sì. Che mettono nella mano destra, trovate dello stagno, perché la lancia si ruppe e misero un pezzo da un lato e un pezzo dall'altro nello stagno, lasciando però il segno della lancia, così noi siamo sicuri che i bronzi erano esattamente in questa maniera e in questa posizione. Siete stanchi? Come no? Ma non solo bronzi, perché i bronzi hanno dato un metodo. Il metodo l'avete visto, prendere i segni, leggerli e poi fare i confronti. Non soltanto nelle opere d'arte, aprendo al massimo il ventaglio delle possibilità, quindi andando anche in ambiti che un archeologo greco non guarda, ma anche nella letteratura, in maniera tale da avere riferimenti, far parlare. Ma prendiamo anche una statua che è così, anche qua c'è stato un intervento con i monitori, che me la trovo qua, il nostro Apollo di Reggio, del Mark, come lo chiamano adesso. È una statua che noi possiamo leggere con lo stesso sistema, lo leggiamo velocemente. È una statua, dobbiamo trovare gli attributi. Gli attributi portano, quindi svelo, a un Apollo Coxotes, nella mano sinistra un arco, nella mano destra una patera. Tutti gli Apollo Toxotai sono così, tutti. I segni presenti sulla statua autorizzano, ma poi li potete dire, e chi ci dice che Apollo? Mosino, per esempio, sosteneva con anima che si trattasse dell'amante di Ibrico Regino. Ma è Apollo, e non si può dimostrare, perché questa statua ha sulla testa, intanto ha il rosso sulla testa, quel rosso è il mio, che viene utilizzato per attaccare le foglie d'oro, quindi era biondo, l'efebo è biondo e ha dei buchi sulla testa, e se voi guardate la conformazione di questi buchi sono perfettamente rapportabili a una corona di alloro e non di ulivo, perché ogni buco è una foglia e sapete che l'alloro e l'ulivo non hanno la stessa attaccatura, sono uno sfasato e uno invece è perfettamente perpendicolare. E una corona di alloro, corona di alloro, i capelli biondi, non è un kuros, che non avrebbe mai osato farsi dio, è Apollo. La posizione delle mani ci autorizza a vedere in lui l'Apollo Reginos, perché voi sapete la mia malattia che è la bronzita, ma i regini hanno sempre avuto un'altra malattia, che è la malattia di far diventare il regino tutto quello che c'entra con Reggio. Quindi nelle altre parti mai ci sarebbe un'Atena ateniese, che vi devo dire, un Zeus spartano. A Reggio tutti gli dei diventano regini. Nelle fonti abbiamo Eracle regino, Apollo regino, Asclepio regino, Atena regina,
tutti rigidati diventati. Apollo rigidato. Questo probabilmente è Apollo Regino, cioè la statua di culto, quando gli dico della tortura di legge. La statua di culto, cioè uno dice, come erano le statue di culto nell'antichità? Dove le trovo? A Reggio, quindi da Reggio trovate la statua di culto. Questo era la Apollo Regino che probabilmente sta su una colonna. L'Apollo Regino. Cioè abbiamo a Reggio un altro Apollo, piccolino, quindi turistico, che verrà esposto il 30, che ha la stessa papera e lo stesso arco, perfettamente il nostro. E poi chi altri strano questo nostro Apollo Regino? E chi? Ovviamente se non c'era la moneta non era possibile, bisognava andare a guardare se funziona l'Apollo Regino, come giochi di capelli, funziona tutto, è l'Apollo Regino. Ma c'è un'altra cosa che sto dicendo di questa statua. È nuova. Questa statua, acqua e vento, non ne ha preso. Ne ha prese poche. Tutti i danni che hanno, che ha questa statua, li abbiamo fatti noi. I piedi della spertusati la moglie dell'imprenditore che l'aveva a casa. Ed è stato fermato in tempo. La moglie voleva fargli un buco qua sulla testa e mettergli la bajur, parola d'onore nelle carte del processo. Una bajur la voleva fare diventare. Tutti i segni che ha sono dovuti a quando l'hanno trovato. Ho trovato, ovviamente, io sono un canicaccio, ho trovato quello che l'ha trovato. Sono riuscito a parlare con quello che l'ha trovato e mi ha detto dove l'ha trovato e a chi gliel'ha data, cioè gliel'ha data a quello che faceva la casa, il suo, era il suo padrone, il suo imprenditore per il quale lavora. È nuova perché, amici miei, avete visto tutti le statue di Lenin, di Stalin che vengono buttate, la statua di Saddam Hussein che viene buttata. Questa statua, per datazione, l'ha fatta Anassila, il tiranno di Reggio. E quando sono caduti gli anassilari? Quella statua era un pugno nell'occhio alla nostra democrazia. Era la statua del tiranno e non poteva essere ancora quel posto. L'hanno presa e l'hanno coricata, bella bella, accanto al tempio di Apollo Maggiore, che era stato scavato negli anni 70 e ora è stato ricoperto, dove c'è la pineta zero. Lì accanto c'era il tempio, avevano trovato il tempio di Apollo Maggiore, il tempio più importante di Reggio. Invece di scavarlo per bene, fu bombigliato, nella migliore delle ipotesi, perché non si è capito se l'hanno bombigliato o prima massacrato e poi bombigliato. A Reggio queste cose ci stanno, fa parte della nostra fortuna. Ne facciamo un altro, siete stanchi? Siete dove siete? Possiamo utilizzare questo metodo all'infinito. Ora lo usiamo per esempio su questa statua molto bella, misteriosa, il cosiddetto fanciullo di Mozia, trovato a Mozia. Mozia sta nello Stagnone a Trapani, di fronte a Birgi. Mozia, che è una città fenicia con una ricca colonia greca, cioè c'erano persone greche che lavoravano lì, emigranti. Quando arriva Dionisio la distrugge definitivamente, Mozia non risorge più. E quindi Mozia è una bellissima parte archeologica, perché è praticamente una città greca, cioè fenicia, e nessuno ci ha costruito di sopra. Vicino a un posto dove nessuno se l'aspettava, trovarono questa statua, che è greca di fattura, lo vedete, ma non è greca di significato, perché vedete, intanto non è nudo. Non è nudo, è un vestito strano, un vestito lungo. Si è pensato a uno xustis, cioè al vestito che può avere colui che suona la cetra, oppure al vestito dell'auriga, che era un vestito allacciato qui alto per non impedire i movimenti. Si sono fatti un sacco di ipotesi. Io ho fatto la cosa più stupida che potevo fare, sono andato e sono andato a guardare la statua da tutte le parti, vedendo una cosa che non so perché nella letteratura nessuno aveva detto: non ha capelli dietro la statua, vede da questi riccioli davanti, e poi la testa è completamente rasa, non ha niente, non che è rasata, è proprio, non ha niente, perché ci sono i segni chiari di un copricapo, i chiari segni di un copricapo. E poi mi incuriosiva sta mano in fianco e quell'altra mano con i bronzi di piaggia. Ho dovuto studiare tanto anche sulle posizioni dei muscoli per capire l'integrazione delle braccia. Ha il braccio alzato, il muscolo qua, il pettorale è alzato, tiene e sta così, e poi c'ha, lo vedete, perché no, il sistema quello è, due buchi qua, dovevano fissare qualche cosa. Partiamo da queste cose, cominciamo la caccia.
ci è voluto un po' di tempo, ma poi si è trovato. Eracle Melkart. Melkart è la forma fenice di Eracle. E quindi è un Eracle con la, un tè sulla testa, che tiene una clava, la clava di Eracle, in questa posizione, e molte mani, molte, in molte strade c'è sempre questa mano messa qua. Sul petto la leonte, cioè la pelle di leone, scende e viene legata. Eracle Melkart. Una cosa che dal punto di vista del pluralismo, dell'integrazione, delle culture è fantastica, perché è un greco che ha fatto una statua di Melkart. Melkart, il signore della città, il dio di Tiro in Fenice, in Libano. Una cosa bellissima. Spiega i culti misti, spiega che cosa sarebbe stata la Sicilia se non fosse arrivato l'intervento normalizzatore di Dionisio, che prese tutti i greci che stavano ammazzati e li ammazzati a tutti, colpevoli di aver tradito, secondo lui, questa purezza. Non è che si è mai vista. Eccolo qua. Ancora uno o basta? Sì. Per me ce l'ho. Sarà brutto quando mi direte no. Rimarrò malissimo. No, la prossima, questa è l'ultima, guarda, no. Non andiamo avanti. Anche perché poi di dopo sono ancora più scioccanti e poi rimanere là. Fino a quando non sono stati trovati i bronzi di Riace, questa era la più bella statua del mondo. Questo è il cosiddetto Zeus o Poseidon di Capo Artemision, che si trova all'Etnico Museo di Atene, al Museo Nazionale di Atene. È bellissimo. Anche qua su questo, guardate, io mi sono arrabbiato ma tanto, tanto, tanto. Allora, trovano questa statua di Poseidon al Capo Artemision. Capo Artemisio, dove è successa una delle più grandi battaglie navali del mondo antico, tra i persiani e i greci. Battaglia pareggiata e qualche giorno prima di Salamina. Ma a Capo Artemisio, che è di fronte alle Termopili, avete presente Leonidas che combatteva alle Termopili, per evitare di essere aggirato, la flotta greca si schierò sul mare e impedì ai persiani di prenderlo alle spalle. Si sono sacrificati. Quant'era la flotta fenice secondo Erodoto? 600 navi. I greci 200 in tutto. Ma i persiani avevano trovato un piano. Capo Artemisio è la punta alta dell'Eubea. Avevano deciso di mandare mezza flotta, 300 navi, che erano sempre più delle 200 greche, a fare tutto il periplo dell'Eubea per prendere le navi greche dall'altro lato. 300 da un lato, 300 dall'altro. Manovra a tenaglia, era finita. Ma una tempesta, leggetevi Erodoto, distrugge le 300 navi. Ma tutte e 300, no, 5, 20, tutte e 300. Le distrugge tutte. E così che Salamina è sempre una battaglia in cui sono in vantaggio i persiani, però sono 300 contro 200. Questa è la statua che fecero fare a Capo Artemisio per la vittoria. E probabilmente chi l'ha fatta è stato il più grande della Grecia. Mentre da noi, che poi non era da noi, perché anche là invidia, gelosie, Pitagoras non era mai a Reggio, non ha lavorato a Reggio, ha lavorato nel Peloponneso, ad Argos, a Olimpia, perché a Reggio c'era il suo maestro, Clearcos. Ecco, poteva toccare a Clearcos. Clearcos che gli ha chiuso tutte le strade, ovviamente. E Pitagora da giovane si è dovuto andare, infatti tutto il catalogo delle opere che noi conosciamo dalle fonti di Pitagora, di Pitagoras di Reggio, è tutto nel Peloponneso. Perché lui lavorava, gli bastava prendere una commissione di una statua ai giochi olimpici, ai giochi nemei, ai giochi istmici, bastava una statua di un vincitore a grandezza naturale, costava quanto le entrate di una città di un anno, e quindi lui lavorava con la bottega di un anno. Non avrà prodotto tantissimo, i suoi anni saranno solo una trentina d'anni, ha fatto una trentina di statue, ne conosciamo sicuramente più di 10, quindi sappiamo molto di questo Pitagora che viene definito dai tedeschi ein Phantom, un termine fantasma. Abbiamo un sacco di cose, non sappiamo niente. Questo è che cosa ha dovuto fare la storiografia. Era troppo semplice, la racconto come l'ho fatto io. L'hanno cambiato. È Zeus. Quindi non c'entra niente con la battaglia, quindi non c'entra niente con Capo Artemisio, quindi non c'entra niente con la storia. Ma non è Zeus. Non può essere Zeus, perché le statue, questa moneta di Demetrio Poliorcete,
riprende questa statua, perché Demetrio quale succede, vince una battaglia e ringrazia quel Poseidon, quello proprio, per dire come nella battaglia di Capo Artemiso fummo aiutati da Poseidon, così io, che sono il signore del mare, Demetrio quale succede, sono aiutato da quel Poseidon. È una citazione, lo vediamo per com'è. Del resto Zeus, quando lancia il fulmine, non si mette così. Tutte le statue di Zeus che lancia il fulmine, la mano è all'altezza della testa, il fulmine è tanto, non deve prenderla in corsa, lo lancia in questa maniera. C'è una linea di differenza talmente evidente, prendendo le statue di Zeus e quelle di Poseidon, che non si può fare altro. Ecco qua, e qua io stavolta mi fermo, perché se io continuassi non potrei fare parlare voi, e invece mi piacerebbe che aprissimo un dibattito. Grazie. Subito il microfono e poi. Allora, prima ci sarà un po' di intermezzo con il maestro. Ballava un prete
Ti passo subito una cosa, sono un po'
intanto avete visto, avete potuto facilmente notare che è stata una lezione magistrale quella del professore Castrizio. Adesso lui è in condizione ovviamente di darvi qualche risposta se volete fare qualche domanda. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare però anche Gianni Pallosulli, maestro, che ci onora a titolo gratuito della sua presenza. Un grande cuore, un grande artista, un grande amico. Grazie. Grazie a voi. Diceva già il professore Tuscano, adesso ci sarà uno spazio dedicato appunto al pubblico, chi vuole intervenire per fare qualche domanda al professore Castrizio. Io personalmente ho una domanda, magari giusto se ci può fare il punto sulla monetazione che riguarda magari da vicino, per quanto riguarda proprio il parco Archeodelli, quindi la sinagoga ebraica, se ci può dire qualcosa. Obelisco. E qui abbiamo avuto la fortuna di avere una tesi di dottorato discussa pochi mesi fa alla Sorbona di Parigi dal dottore Enrico Tromba, che aveva già mostrato in anni giovanili, ancora è giovane sulla quarantina, e in anni giovanili aveva già dimostrato la sua attenzione al mondo ebraico della provincia di Reggio. E devo dire che sono stato molto felice e fiero e onorato di avere potuto dargli un parere mio numismatico per poter cambiare la datazione della sinagoga di Bova, come lui stesso spiegherà qui in maniera approfondita. Il tesoretto della sinagoga di Bova è una cosa che grida vendetta, perché è stato affidato allo studio di una numismatica che, brava in altri campi, purtroppo non è preparata nel campo del tardo antico. We must love nummi, dicono gli inglesi, dobbiamo amare i nummi sono queste monetine piccole di cui è composto il tesoretto di Bova. Il tesoretto di Bova è fatto di monete iper specialistiche, in tutto il mondo studiamo i nummi pochissime persone, perché sono piccole, perché sono difficili da leggere, perché sono brutte. E allora uno preferisce studiare una moneta d'argento, più bella, più importante. Però i nummi sono importanti per la nostra storia. Sul tesoretto lei è riuscita a leggere, mi pare, un quarto delle monete. Quindi ancora tre quarti delle monete non sappiamo che informazioni ci danno. E in ogni caso questo tesoretto ci parla di una cosa importante, lo dirà meglio il dottore Tromba. Il tesoretto fu da punto di vista numismatico sepolto nel 455, l'ultima moneta è una moneta di Valentiniano III che muore nel 455. La morte di Valentiniano III scatena i Vandali, che avevano un patto con lui, non con l'impero romano. Muore Valentiniano III, i Vandali si scatenano. Ora, la novità qual è? La novità è, la sentirete meglio esposta dall'archeologo che l'ha fatta questa scoperta, che quando il tesoretto viene seppellito nel 455 la sinagoga era già in rovina. Quindi abbiamo la necessità di retrodatare la sinagoga di Bova, di andare un pochettino più indietro nel tempo, e capite bene che una situazione di abbandono alla metà del V secolo d.C. deve essere spiegata dal punto di vista economico. Che è successo? Abbiamo avuto uno stop, i Vandali e i Goti prima ci hanno dato talmente tante botte che il nostro sistema economico andò in frantumi. Ecco i nuovi, importantissimi elementi che emergono dagli studi sulla sinagoga di Bova, che diventa sempre di più, ed è per me un piacere, un onore dirlo qua, diventa sempre di più uno degli stimoli più importanti per lo studio del V secolo d.C. Gli ebrei non sono ebrei della diaspora, sono un gruppo di ebrei che erano venuti qui per mettere una base commerciale molto importante sulla più importante rotta dell'antichità commerciale. Quindi capire che è successo, come si sono spostati, che cosa vuol dire nelle rotte internazionali l'abbandono della sinagoga e del litorale, la mancanza di monete, bisogna capire tante cose.
e grazie a Dio sempre sono, per la fortuna che vi dicevo prima, sono sempre i nostri ritrovamenti che forzano la mano e che obbligano gli studiosi del mondo a confrontarsi. Quindi ripeto, se c'è qualcuno che voglia intervenire, magari un intervento breve di 2-3 minuti, così poi andiamo. Una domanda. Sì. Professor Castellizio, i motivi per cui, ho anche letto da qualche parte di qualche archeologo, suo collega, per cui i bronzi di Riace, che vi ho parlato prima, non possono essere Castore e Polluce della battaglia del Sagra tra Antoniati e Romani, i motivi per cui non possono esserlo, visto che al periodo più o meno le statue sono pure state trovate in quell'istimo là, si credeva che ci fosse una base di... Sì. Oh, finalmente domande. Allora, la teoria a cui fa accenno il dottore è la teoria del professore Giuseppe Roma, che è ordinario di archeologia all'Università di Cosenza ed è un collega carissimo, un amico. Ci sono due ostacoli fondamentali. Il primo ostacolo è iconografico. In tutte le raffigurazioni che ne abbiamo, sono migliaia, dei dioscuri. I dioscuri sono senza la barba, perché il mondo antico, che è un mondo iconografico, simbolico, mette una distinzione importante tra barbato e imberbe. I giovani sono imberbi, appena spunta la barba, i greci tengono la barba e quindi se ha la barba è adulto. Io non vorrei scioccarvi, però il primo che si tagliò la barba fu Alcibiades, e se la tagliò perché spuntando la barba non poteva più essere l'Amasio della persona di cui era innamorato, ed era Socrate, e voleva rimanere ad essere il suo amante, non per motivi sessuali ovviamente, ma perché avere la possibilità di vedersi a Socrate tutti i giorni doveva essere una cosa molto bella. E quindi fu il primo a radersi la barba in maniera tale da non essere obbligato dalla convenzione a non dover essere. Quindi i dioscuri, che rappresentano la giovinezza, non possono essere perduti, numero uno. Numero due, io non voglio penarla sempre là, però i risultati definitivi, cioè non ci saranno altre ricerche, questo è un argomento chiuso, il dato è acquisito. La terra di fusione, cioè il posto dove sono stati fatti i bronzi, è Argos. Ma voi mi potete dire che c'entra Argos con Etero e Polinice? C'entra, perché era l'unico posto dove Etero e Polinice avevano culto. Ed era un grande monito a non montarsi la testa, perché Adrasto, per rimettere sul trono Adrasto di Tradiano, aveva gettato la sua città nella distruzione, dovettero arrivare gli ateniesi a salvare poi gli argivi per questa cosa. Quindi era un enorme monito. Voi avete visto quella statua così ricca di pathos? Era un monito, guardate dove porta l'ambizione, guardate dove porta il rancore, la sete di potere, l'odio, porta due fratelli ad ammazzarsi, una cosa molto forte. Quindi, tra l'altro, approfitto, i bronzi sono stati trovati in un porto, ma non lo diciamo mai. I bronzi sono stati trovati all'interno del porto di Caonia, cosiddetto porto forticchio. Ci sono le mappe che mostrano la rada del porto, la diga foranea. Era una nave che stava portando i bronzi. E dove li stava portando? I bronzi scompaiono da Roma alla fine del IV secolo d.C. Chi era che li stava portando? Era Costantino, che se li stava portando nella sua reggia a Costantinopoli. Abbiamo una prova di questo? Sì, ma l'abbiamo persa, perché il giudice Rizzo mi ha mostrato e mi ha dato con grande liberalità le foto da lui scartate mentre recuperavano i bronzi. Sappiate che il bronzo aveva un grosso pezzo di terracotta tra la mano e la coscia, perché i bronzi dovevano essere rimontati, dovevano andare in un posto per essere messi un'altra volta all'impiego.
E questo pezzo di terracotta è un pitos tardo antico, di IV secolo. Ho chiesto al giudice Rizzo che fine ha fatto e mi ha detto che quando l'hanno tirato fuori il bronzo A, hanno preso questo pezzo di coccio e l'hanno messo accanto. Sus per Dio! Questa è l'archeologia italiana, la grande sovrintendenza archeologica degli anni 70. Quello che abbiamo avuto inorridisce il mondo per le cose che hanno fatto. L'approssimazione, il pressappochismo che continua oggi a Piazza Garibaldi, uguale, identico, non cambia niente, non cambia niente. Quindi le prove ci sono a saperle guardare. Il punto qual è? E c'era stata la domanda di Leo Toscano prima quando me l'aveva presa in privato. Purtroppo in Italia vale la regola dell'occhio dell'archeologo. Cioè l'archeologo guarda una cosa, dice una relazione, fa una teoria e basta. Non c'è bisogno delle prove, questo è il sistema italiano. Dico sempre scherzando, se nella medicina valesse questa regola saremmo tutti morti. Perché non gli si può dare alla gente la capacità di fare teorie senza mettere prove. Io non voglio dire che io ho ragione, però voglio dire che tu non puoi fare una teoria quando i dati ti sono contro. E quando fai una teoria, a prescindere se sia giusto o sbagliata, almeno tutti i dati che si conoscono devono essere compresi. Nessuno deve andare contro. Se te ne va contro uno, Moreno, parlato di Tideo e Anfiarato, ha capito che si tratta di sette a terre. Moreno, il professore Paolo Moreno è uno forte, ora in pensione con lui, è uno forte. Però poi si è fissato che uno lo devono avere fatto da te e uno lo devono avere fatto da Argus, forzando i dati dell'Istituto Centrale del Restauro, che poi avevo parlato con il restauratore e mi ha detto guarda, ha proprio detto una balla, noi gliel'abbiamo detto chiaro a lui, e lui che ha voluto capire male. Forzando i dati. Ma dico, ma non possiamo fare una teoria in cui tutti i dati che conosciamo li teniamo all'interno? Può anche essere sbagliata, perché tante volte si va a fare un processo con indizi e questi indizi che sembrano funzionare tutti, poi alla fine alla prova dei fatti non funzionano. Questo non voglio dire che io ho ragione e gli altri torto, ma voglio dire che il metodo deve essere quello di tenere conto dei dati. Vi dico l'ultima fesseria. Avete presente il perno sulla testa? Claude Rollet ha detto due cose che mi hanno fatto sganasciare, la povera morte di Hitler, poi era una persona simpatica. Due cose ha detto che mi hanno fatto sganasciare. La prima, sapete che cos'era per lui il perno? Il meniscos. Che cos'è un meniscos? Un ombrellino. No, peggio, non mi ci capono rancoglio e piccioni. Figlioli, Claude Rollet, grande archeologo francese, fu Rollet a inventarsi la balla del collezionista per i bronzi. Ma Rollet non aveva i dati morti, non aveva i dati della terra di Gisone. Quindi, che cosa sosteneva Rollet? Sosteneva che si trattava di due statue, perché il punto, come ha detto Moreno, io scudo per le spalle e chi da scudo per la faccia. Come ha sostenuto Moreno, le due statue, l'A e la B, si somigliano tra di loro come nessun'altra statua al mondo somiglia alla A e alla B. Che cosa sosteneva Rollet? Sosteneva che una, il bronzo A, era fatto in quella maniera, il bronzo B aveva una posizione diversa della mano, il collezionista per fare pendant, che è in francese quindi, gli aveva spaccato il braccio e gliel'aveva fatto uguale a quello del bronzo A. Quando io ho un convegno, questo cretino gli dice scusi professore, ma se fosse stato così il pettorale non sarebbe stato spostato. Lui mi ha risposto, non ci avevo pensato. Io volevo ammazzarmi. Claude Rollet, più grande archeologo francese, ha scritto una cosa che viene ripetuta a pappagallo su Sky Arte da Forus e non ci hai mai pensato. È terribile. È terribile. Io, dopo aver visto questa lezione,
così fatta bene, viene la voglia quando si ritorna a casa di aprire un computer. Ah no, pensavo andare a vedere il prof. Mi viene la malattia proprio. Troppo non ce l'ho a casa. No, andare a vedere le statue e giocare con i segni a vedere, però purtroppo bisogna avere un supporto di un bagaglio di conoscenza, di esperienza, di studi, eccetera, che noi non ce l'abbiamo. Però se viene la voglia vuol dire che lei ci ha introdotto in maniera tale, proprio in maniera magistrale in quello che ci ha spiegato. Però io vado alla premessa, perché lei la premessa l'ha ritenuta altrettanto importante quanto il seguito. E io dico che noi dobbiamo riflettere che noi siamo il prodotto di ciò che siamo stati e tutto ciò deve essere con consapevolezza dal corpo insegnante ad andare a trasferire nelle scuole diciamo quello che noi eravamo, e quindi per introdurre questa passione di ricerca e di orgoglio di appartenenza alla nostra terra. Ora io mi domando se sono sempre gli altri. Per esempio, voi avete accennato a Lombroso. Io ho studiato un po' Lombroso. Lombroso era un grande scienziato e contrasta la teoria del razzismo, perché a quell'epoca gli studi erano solo sull'anatomia, quindi lui vedeva una diversità probabile che poi altri sfruttavano questa situazione, anche perché Lombroso era un grande socialista, quindi contrasta l'essere socialista con il razzismo. Vabbè, ma non ci voleva bene comunque. A questo non lo so se ci voleva, uno studioso non vuole bene, uno studioso studia. Sì, d'accordo. Quindi non ha detto, lui ha fatto quello del tempo, nel 1860 sì. Si ragionava, se tu avevi la fossetta occipitale diversa dall'altro, probabile che quello. Ma poi lui eravamo noi a essere. Perché noi eravamo quelli che allora venivano da tutta l'Europa, dal nord Italia, a studiarci. E allora facciamo una riflessione. Rolfs, Lobstein, Lombroso, Norman Douglas, cioè, perché venivano qua e non c'erano dal sud che andavano verso l'Europa? Io questa domanda me la pongo. Comunque il discorso è un altro. No, perdona, io volevo dire. Sì, se non è un discorso, è un altro. Mentre Rolfs invece ci amava, che diceva. Ma perché l'ha fatto? Sì, ma io mi domando, perché un tedesco deve venire qua a studiare il mio dialetto? E non sono io o io andare in Germania a studiare la loro lingua? C'è un ragionamento è da fare. E allora io mi chiedo, le opportunità che a noi capitano, ora, ma Expo. Allora, è stata un'opportunità persa o no? Questo chiedo io. Mia. Io quando esco dalla biblioteca poi rischio sempre. Innanzitutto noi veniamo da 1000 anni di schiavitù. E questo lo dobbiamo dire. Mi è piaciuto molto nella prima canzone Io cammino a fronte alta. E questo fatto di poter tornare a camminare a fronte alta è una cosa che ci stiamo piano piano conquistando, anche se le notizie sui telegiornali fanno in modo che noi guardiamo per terra con vergogna. Ma dobbiamo imparare a guardarci a fronte alta. Il problema non è un problema, il problema è di stimolare i giovani, che nessuno si deve sentire meno amato per il solo fatto di essere nato qua. Io non sono né nazionalista né campanilista. Expo fu una occasione o no? Io sinceramente non sono in grado di rispondere. Posso però dire tecnicamente che i bronzi sono veramente inamovibili. E questo lo posso dire. Perché i bronzi hanno 2500 anni e soprattutto il bronzo B ha delle micro fessurazioni nella parte bassa che io stesso mi chiedo come facciamo a tenere in piedi a rete. Cioè io credo che tra un po', sono un decennio, due decenni, quando sarà, dovremo coricarli un'altra volta. Perché la grandezza di, io penso che sia Pitagora greco, la grandezza di Pitagora greco era quella, una delle grandezze, era quella di sapere tenere il bronzo sottile. Koichi Ada, Università di Tokyo, sta tentando oggi, mi ha fatto vedere il filmato con uno dei più grandi artisti giapponesi, di fare la replica esatta del bronzo A
e poi del bronzo B usando i sistemi dell'epoca, e mi diceva: non ci riusciamo, 2016 non riusciamo a fare il bronzo così sottile, se lo facciamo cade. Questo disgraziato, il maestro del bronzo di Reggio, che per me è Pitagora di Reggio, l'ha fatto. Noi li vediamo i bronzi, no? Il bronzo, ma non ci rendiamo conto che se noi prendessimo, io che sono un fallito fallone, gli dessi un pugno al bronzo di Reggio, lo sfonderei di quanto è sottile. Lo sfondo con un pugno. Sono una cosa d'arte pericolosissima. Sgarbi parla, ma non sa quello che dice. Hanno fatto la cosa politica di mettere il coordinamento, c'era un comitato scientifico, hanno messo persone più che serie, volte lo conosco, lo stimo veramente come studioso e come persona, hanno messo persone che hanno detto la verità, che non si sono piegate alla politica. I bronzi sono inamovibili. Del resto poi all'Expo i bronzi c'erano, perché Brinkman ha fatto la sua replica informato in forma 1-1 e l'ha messa là. Brinkman, che ora vuole portare il bronzo A e il bronzo B fatti da lui a Reggio, ci sarà grande risalto, ci vorrebbe, perché ho intenzione di sfidarlo pubblicamente, ho intenzione di veramente fare una contesa come si faceva in altri tempi, scientifica, argomento su argomento, perché noi dobbiamo fare in modo. Io ho tediato stasera, io chiedo di perdonare, mia figlia l'hanno portata a Treviso a vedere la mummia del Similano, tanto quando fai sempre. E la mummia del Similano torna a casa e mi dice: figlia mia, l'ho baciata in un momento bellissimo, papà, mi hanno portato a vedere un cadavere a Bolzano. Ma voi sapete quanti passaggi televisivi ha la mummia del Similano? Una volta, giuro che poi non prendo più la parola, una volta TG1 10 minuti come è morta la mummia del Similano. Io che sapevo che aveva una freccia piantata nel cuore, dico: ci metteranno un secondo, sarà morta perché gli hanno tirato una freccia nel cuore. Fate. No, è morta perché era omosessuale, è morta perché mangiò i funghi, è morta di fame, di freddo, di sonno, è morta per gli alieni. 10 minuti, mi veniva voglia pure a me di prendere, di mollare tutto, prendere il primo treno e scapparmene. Veniva Rai 1 a Reggio per riprendere i bronzi, mi arrivava sempre la telefonata del sindaco, fosse Falcomatà o fosse Scopellini: Daniele, per piacere, vai a parlargli con la sovrintendenza, a parlare in sovrintendenza, vogliono fare pagare i diritti alla Rai. E io andavo e mi ricordo la lattanza: la legge dello Stato pretende e prevede che bisogna pagare i diritti. Diciamo: dottoressa, ma uno spot su Rai 1 grazie, devono pagare. Il colmo, perdonate se è autobiografico, non lo dico, io so quanto sono scarso, quindi non ve lo dico. Una volta Repubblica lesse un mio articolo su una cosa che non abbiamo più tempo a vedere, sulla testa di Basilea, avevo scritto una cosa sulla numismatica antichità classica di Ticino, che aveva fatto molto successo e l'aveva avuta addirittura Repubblica sulla testa di Basilea. Bene, mandano una del venerdì di Repubblica per fare un servizio sulla testa di Basilea. Arriva a Reggio, ovviamente nessuno chiama me, cioè questa viene con un mio articolo e nessuno dice, e mandano uno della sovrintendenza, non mi faccio il nome, è in pensione. Arriva questa e gli fa: siamo qua, ho letto questo articolo, questo si mette così, che si chiama Posa di Paolo Rossi, e dice esattamente questa frase detta dal professore Amato, Pasquale Amato, che era presente, quindi vi giuro che è tutto vero. E dice: dopo approfonditi studi abbiamo capito che le teorie del professore Castrizio sono delle boiate. Va bene, a me non me ne frega niente, ditemi la vostra, perché devo fare un servizio. Lui si rimette nella posa di Paolo Orsi e dice la frase che mi ha spinto a studiare e mi spingerà a studiare finché avrò fiato un po'. Dopo approfonditi studi e ricerche possiamo dire che sulla testa di Basilea non si può dire assolutamente niente. Giuro su Dio che quello che ha detto. Io ci voleva dire: bestia, c'ha una corona dall'oro che si vede che manca, o è Zeus o è Poseidon, non ci sono altri uomini barbati con corone dall'oro, potevi dire Zeus o Poseidon, almeno l'avremmo chiamato lo Zeus
di Quarticello, il Poseidon di Quarticello, senza che ti spremessi, senza che ti spremessi tanto. Ma questa è la nostra archeologia, così siamo stati trattati. Posso fare un'altra domanda? No. In alcuni musei in America ci sono 10 minuti, un quarto d'ora di documentario su tutta la storia, quindi potrebbe essere questa un'innovazione a far avvicinare meglio colui che entra a visitare un museo. Sinteticissimo, finito. No, scusate, anche su questa autobiografia l'avevo chiesto perché per entrare in bronzo sapete che dovete stare fermi a un certo punto. Avevo preteso un filmato, non volevo essere citato, invece poi mi hanno pure citato in maniera deformata, hanno preso la mia teoria, gli hanno tolto due personaggi, l'hanno fatta come gli pareva a loro, la mia teoria non è più la mia, tu scrivi Castrizio, ma non sono io quello, perché io non dico quelle cose. È un documentario di 20 minuti, 16 minuti e mezzo sono destinati alle basi antisismiche, il restauro, la mostra di Roma, la mostra di Firenze. 3 minuti e mezzo per le 3 teorie. Paolo Moreno, Beppe Roma, quello degli Oscuri e la mia. 3 minuti e mezzo. E io sono andato dalla sovrintendente, all'epoca la Bonò, e dissi, dottoressa, è come se noi ci prendessimo una Ferrari e utilizzassimo tutto il tempo per parlare dell'antifurto. E questo siamo in grado di fare. Ma queste cose ci sono in Italia, insomma, se lei entra dalla Cappella degli Scrovegni, sì, la obbligano a farsi due documentari da 20 minuti le fanno vedere. Io che non capivo niente di Giotto, sono entrato e qualche cosa, anche se sono scemo, lo capivo. Quindi, basta. Di Pova Marina Turfilo che ci ha raggiunto da poco. Insomma, tirando le fila del discorso, il professore Daniele Castrizio non ha disatteso le premesse iniziali, quindi c'è stata in effetti una lezione magistralis e in cui abbiamo potuto, ci ha dato tanti argomenti per riflettere, quindi per fare delle riflessioni più profonde sulle nostre radici, per riappropriarci del nostro patrimonio culturale e quindi riprenderci ciò che ci tocca e anche e soprattutto tenendo conto dei dati, decifrando i singoli ma anche decifrando i non detti dalle fonti ufficiali. Perciò niente da invidiare appunto a Scariate o a Focus Storia, voglio dire. In più ci ha dato, che non è da poco, anche un metodo, quindi sul metodo dei bronzi ci ha anche fornito degli strumenti a noi nuovi di lettura, voglio dire. Detto questo, prima di passare la parola al dottore Toscano, vi invito a, ci sarà un rinfresco alla fine, e ringrazio anche il pubblico questo possibile, sì, perché veramente allora quindi faccio anche io la mia, ecco, sparata la mia citazione importante, citando Epitteto, che era un filosofo greco, dice Epitteto, e Dio ci ha fatto 2 orecchie e 1 bocca, perché? Per ascoltare di più e parlare di meno, e voi siete stati proprio il pubblico ideale. Vi ringraziamo. Grazie a tutti. Saverio, come si chiama? Se venite a Colori, pure l'associazione Archeoderi in primis qua, e poi facciamo una foto con le istituzioni. Volevamo un attimino, abbiamo un pensierino per il grande professore, che è una sorpresa, che abbiamo preparato noi. Se l'associazione Archeoderi viene qua, che poi facciamo una foto con le istituzioni, non ce le vogliate e la dobbiamo presentare. Senti, facciamo una costituzione, va bene? No, abbiamo pensato più alto, penso che mi piaccia, spero che mi piaccia. Francesca, vieni, dai, ragazzi. Più alto avanti. Nunzio, ci siete? Bastiano anche qua. Ci siete? Rosalia, questa la devi vedere, leggila se vuoi. Se la vuoi, sì, la leggo da qua. Dall'alto, no, dall'alto c'è anche il comune, di Roma. Grazie, complimenti, grazie. Devo dire che non mi somiglia, però può darsi che riuscirò a. Tanto puoi venire alla foto, perché c'è il comune di Roma Marina qua rappresentato, prego. C'è il vice sindaco. Piero,
Vabbè, ma noi... Pierpaolo? No. Ma Pierpaolo è Vabbè, io sono abbastanza emozionato. Grazie. Volevo... Posso dire a chi verrà nel mio studio mercoledì che la troverà nel mio studio in bella evidenza, come simbolo anche della mia gratitudine verso di voi. Grazie. Ok. No, non abbiamo, ci siamo dimenticati della lettura, però volevo che tutti, non so perché se si legge, comunque il Centro Studi di Documentazione Archeoleri, l'Associazione Culturale Archeoleri e il Comune di Boa Marina ringraziano il professor Daniele Castrizio per il suo impegno straordinario nella riscoperta delle pagine più belle e significative della nostra terra. Non me lo merito, ma grazie.